Buongiorno a tutti, buongiorno. Di cosa voglio parlare oggi? Voglio parlare delle applicazioni che necessariamente siamo costretti ad utilizzare per dare ai nostri clienti il controllo degli impianti di videosorveglianza, degli allarmi, della domotica, di tutto quello che volete. Non sorprende più avere l'app, no? Tutti hanno l'app, non è più un discorso di chi ha cosa, perché è una banalità, non se ne parla quasi più. Quello di cui si può parlare è il fatto che i servizi che sono legati a queste app possono essere a pagamento o gratuiti. Ci sono fior fiore di aziende che fanno sicurezza, che fanno automazione, che fanno citofoni PIMI, viene in mente la 2N, che mettono sì a disposizione dei servizi cloud, ma li mettono a disposizione a pagamento. Di solito sono cifre piccole, ma comunque sono a pagamento. Pensiamo anche a Pyronix, quindi Ecvision. Se non è cambiato niente, mi ricordo che il cloud era a pagamento, una cifra simbolica, ma comunque una cifra, piuttosto che obbligarti a comprare la loro SIM, una cosa del genere. Comunque il cloud si pagava. E per pagarlo implicava che il nostro cliente, non noi, il nostro cliente si registrasse e fornisse i suoi dati che venivano registrati chissà dove per poter pagare. Di contro ci sono aziende che questi servizi li offrono in maniera totalmente gratuita e senza registrazione. Sì, però la privacy vorrebbe che tutti fossero registrati, però non è vero, la privacy invece ci dice che i dati chissà dove vengono custoditi. Insomma, discussioni ne ho lette a frotte. Personalmente ho la fortuna di accedere ad aziende che offrono servizi totalmente gratuiti, addirittura Satel non prevede nessuna registrazione, basta collegare alla centrale internet. La stessa cosa la posso dire per i sistemi di videosorveglianza che vendo, il loro cloud. Sapete che io non sono un grande fan dei cloud, delle videosorveglianze di provenienza asiatica, ma non prevede nessun tipo di registrazione, ma semplicemente il collegamento in rete e la scansione di un QR code. Quindi non mi sono mai posto il problema di dover giustificare ad un mio cliente il perché un mio fornitore abbia deciso di mettere a pagamento questo tipo di servizio, soprattutto dopo che magari abbiamo pagato una lauta cifra per comprare il materiale e quindi a cascata il nostro cliente anche, e via dicendo. Quindi magari se qualcuno di voi che invece vende prodotti con cloud a pagamento, mi viene in mente Combivox, giusto? Pyronix, ditemi voi chi, Tecnoar fa pagare l'app, ditemi voi chi, come giustificate il fatto che questo oggetto sia a pagamento dopo che magari il vostro cliente ha pagato X? E soprattutto come la pensate? Pensate che sia giusto un corrispettivo annuale? Pensate che ci debba venir messo a disposizione, a fronte di questo corrispettivo annuale, un qualcosa di più di quello che gli altri ci danno gratis, perché altrimenti perché stiamo pagando, per quale ragione? Io addirittura, come voi sapete, vendo da anni un servizio che è VPN Alt, questa settimana entrante compie 3 anni, e il mio servizio VPN Alt, come tutti voi sapete ormai, penso che nessuno possa dire non è vero, è un servizio che si paga una tantum. Non ho mai messo canoni annuali, non ho mai messo canoni in assoluto, nessuno di voi paga nessun tipo di canone, per cui anche io ho fatto questa scelta. Chiaramente devo far pagare l'hardware, ma poi ho scelto di lasciarlo, anche perché per me, ricordo, non è un business in sé per sé, ma è un servizio che vado a dare unito ad altri clienti, unito ad altri prodotti, unito ad altre soluzioni che vado a vendere. In sé per sé non si camperebbe mai di VPN Alt. Per cui, come la pensate? Gratis o pagamento? Perché gratis sì, perché gratis no? Perché a pagamento sì, perché a pagamento no? Vorrei sapere un attimino cosa vi aspettate di più da un servizio a pagamento. Non possiamo dire la stabilità, perché so per certo che certi cloud a pagamento hanno avuto problemi di servizio tanto quanto quelli gratuiti, per cui questa cosa non regge. Cosa vi aspettate? Cosa vorreste di più? Cosa vi delude? Tutte le vostre considerazioni su app e cloud a pagamento e gratuiti. Ciao!